Allora, in tabottazzo 3 centesimi si può dire che però sei nel mondiale. Sì, adesso io sinceramente non lo so, però spero che il CT della nazionale mi convochi perché sarebbe un sogno. Io diciamo che già ci speravo prima di questa competizione, poi vedendo anche il livello, il risultato di ieri nei 100 rana, ho detto ci posso provare e poi vediamo adesso. Comunque la gara è stata molto divertente, sia il mattino che il pomeriggio, e gareggiare con campioni di livello tipo Ruta Melutite è fantastico per me. Diciamo che la concorrenza nella rana italiana si allarga. Sì, io già mi ero un po' inserita prima e poi adesso penso di essermi inserita del tutto in una competizione interna che secondo me è una cosa incredibile, cioè siamo 5, forse 6, magari spalmati in 3 diverse distanze, però siamo in tante, sempre di alto livello. Infatti qualificarsi per manifestazioni internazionali è sempre molto difficile per noi, perché bisogna sempre dare tutto anche magari a delle gare così per riuscire a qualificarsi, insomma. Grazie.